Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui con Destiny, finalmente lo riprendiamo dopo un bel po' perché ragazzi ho preso l'oscurità dal profondo, il DLC uscito per Destiny che porta alcune novità. Nello specifico dovrebbero esserci nuove armi e armature. Il livello massimo tra l'altro è stato aumentato fino al 32. Come vedete io sono risalito un po' perché in questi giorni mi ci sono messo un po' a giocare a pressione, visto che eravamo ancora a livello 16, se non sbaglio, una cosa del genere. Mi sono messo a fare un po' di missioni quella. Non ve l'ho proposto perché è un po', in alcuni casi un po' ripetitivo. Quindi ho detto magari andiamo direttamente quando sblocchiamo le missioni del DLC. Ci sono anche appunto nuove missioni della storia, un assalto se non sbaglio, le nuove arene per quanto riguarda il multiplayer. E un'altra cosa è che è stato aumentato il livello luce massimo fino a 32. Ora io credo il livello luce sia questo qui, cioè quello utilizzabile con le armi, nel senso che il level cap massimo è di 20. Poi però si può arrivare, ad esempio in questo caso sono a 25, mettendo questa tipologia di armature, cose del genere. Ci sono alcune di queste che portano il livello più alto, quindi io per il momento sono attrezzato così, quindi ho questo caschetto, ho aumentato un po' le difese, certo ancora sono un po' a livello scarsigno, però dai, ci proviamo. Io direi a questo punto inventario, non so cosa avevamo, va bene. Un po' di missioni, un po' di oggetti così. Vabbè, riprendiamo un po', andiamoci a fare qualcosina allora dell'oscurità del profondo. Allora, l'oscurità dal profondo. C'è questo qui che dovrebbe essere filmato, è rispondente atterrato sulla torre. Poi vi faccio vedere un attimo velocemente se c'è qualcosa già da qui. Ho sbloccato altri due su Venere, ho fatto qualche missione. Allora, questo qui, volta di vetro, bacino di Ishtar. Su Marte, come detto, ci sono queste qui. Poi ci rifacciamo anche qualche missione di quelle classiche. Playlist assalto, cosa c'è? L'oscurità dal profondo, questo qui. Assalto livello 26, difficile, bene. E poi forse anche nel crogiolo ci ha sbloccato qualcosa per quanto riguarda l'oscurità. Sì, multiplayer competitivo. 6 contro 6, presumo, con le nuove mappe. Mentre qui cosa c'è? Stendardo di ferro, i campi... ok... questo normale, questo anche, ok. Allora io direi di andarci a vedere al volo il filmato che ci andrà, presumo, ad introdurre questo DLC. Vediamo un po'. L'alveare chiama Dio. Crota, figlio di Oryx. Lui prese tutto ciò che avevo. Volgerà il suo sguardo alla terra. E solo una vera arma della luce può fermare la sua furia. Ora devi affrontare l'ignoto nell'oscurità dal profondo. Ok, mi sembrava piuttosto cazzuta e cattiva Crota. Possiamo affrontarla magari più avanti, non so. Possiamo posticipare questa cosa, no? Va bene, allora, qui c'è introdotto il... nuovo DLC, poi se non ricordo in realtà dov'è che vada a sbloccare, forse non so se ancora non sono di livello necessario. Comunque per adesso direi di l'oscurità, ok, multiplayer competitivo, stendardo di ferro, poi cos'altro c'è? Questi come abbiamo detto sono quelli normali, e qui non so se ho qualcosa, accetta le ricompense della torre, va bene. Allora, cosa possiamo fare? Magari possiamo provare a fare proprio questo qui, stendardo di ferro multiplayer competitivo, quello del DLC. Almeno vediamo se ci sono, credo, nuove mappe, eccetera, eccetera. Allora, in multiplayer sono estremamente scarso perché non è che abbia giocato tantissimo, cioè maggiormente mi sono fatto un po' di campagna, e anche a livello di armi, livello, eccetera, eccetera, sono...
ancora un po', un bel po' indietro. E poi, vabbè, naturalmente ci vuole pratica. Però, facendo qualche partitina una volta ogni tanto, ho visto che non è comunque malaccio questo multiplayer. Va bene, adesso appena troverai i giocatori, ci ribecchiamo in game. Ok, allora, partita trovata. Ah, tra l'altro, un'altra cosa che mi ero dimenticato, poi nella città dove ci andiamo di solito a riprendere ad attrezzare il tutto, c'è anche un nuovo personaggio che ci darà nuovi compiti. Poi lo andiamo a vedere. Ci facciamo velocemente una partita in multiplayer, vediamo un po' come va. E per vedere Squadra, magari bravo. qualcosa di nuovo. E poi ci buttiamo anche lì nel vedere le nuove missioni che ci dà questa Dateci dentro, tipa. guardiani. Conquistate tutte le zone. In realtà quest'arma che ho La non zona è C è malaccio, conquistata. però comunque Hanno fanno conquistato la zona A. molto ma molto prima gli altri ad ammazzarmi, quindi. Adesso la proverò al volo, ma. Ecco, come vedete, non. A parte la mia estrema mira, credo che debba usare Mondo come. perso. Passato il. Pompazza, che per quanto Zona B non sia. Ok. sicura. Prima posizione. Ci mette purtroppo una vita a caricare, però allo stesso tempo, attenzione. Ce n'è. Attenzione. Eccala. Va bene, allora con questo pompazzo un pochino si riesce ad ammazzare qualcuno. Il problema è che è lentissimo nella carica perché è impulsi e quindi loro hanno comunque il tempo di ammazzare. Molto spesso mi ritrovo nella situazione in cui muoio e poi ammazzo l'avversario. Ancora non riesco a trovare un'arma che sia Zona B persa. abbastanza competitiva in multiplayer e non. Tra virgolette lenta, nel senso che occhio, aia, aia, eccala. Attenzione, il panico. Poi, come vedete, è abbastanza frenetico. Quindi, comunque, come vi dicevo, ci facciamo questa missione e poi andiamo a vedere Zona subito B le cose sicura. del DLC. Io le mappe non le conosco Zona neanche. C Quindi, devo persa. andare un po' random. Cioè io seguo i segnalini dove stanno le bandiere, poi aia. Il nemico ha preso C. Ok. Attenzione, proviamo ad andare verso A. Se Zona B persa. magari qualcuno mi dà una mano, ok. Vabbè, ma questo diventa invisibile, ma cos'è? Zona Così A mirano solo a me. neutralizzata. Attenzione. Dai, dai, veloce. Zona A Ok. conquistata. Ottimo. Zona C Ah, neutralizzata. ok, bravissimo. La zona Questo B cazzo di è cattivo. neutrale. Hanno anche gli attacchi corpo a corpo devastanti. Io invece Munizioni qualche pesanti in problemino arrivo. tecnico-tattico, ma va bene. Non ho più pallida idea di dove sono. Finito. Attenzione, vediamo Il se nemico ha riusciamo. preso C. Il nemico ha conquistato la zona B. Ok. Proviamo, andiamo un po'. Aia. Aia. Ok. Allora, ce l'abbiamo, quindi. Ci se lo stanno prendendo. Zona C Aia. neutralizzata. Attenzione. Mi massacrerà Zona perché C la vita. sicura. Ok. Però è ancora vivo. Aia, La cazzo. zona B è neutrale. Ritentiamo, ritentiamo. Sì, la mia luce, ho capito. Mi faccia rientrare, per favore. Ok. Dove sono? Questo è il problema di quest'arma, la lentezza nel caricare. Quindi poi una volta che hai sparato il colpo devi andare un po'. Devi sperare che gli altri sbaglino il loro, perché non hai il tempo necessario per poter ricaricare.
e avere l'opportunità di ribeccarli. Aspetta, scendiamo, facciamo il giro largo, anche se... Aspetta. Ok, ho capito. Zona però C, qualcuno persa. Che magari mi viene a dare una mano. Sicura. Zona A, persa. Azione. Panico. Ok. Aia. Ma che cazzo? Ma chi è? Ma c'è la bomba, vaffanculo. Ma scusate, siete in due. Io ho tolto di mezzo quegli altri che si stavano ciullando la zona. Voi non mi date neanche una mano. Ma che cos'è? Vabbè. Andiamo alla prossima zona. Attenzione. Io con questa non posso fare moltissimo. No, vaffanculo. Che detta porta. Vabbè, passo da qua. No, anche un punticino, qualche assist, no. Vabbè. Ci proviamo, ci riproviamo, attenzione. Ci insinuiamo. Mazza, ho fatto malissimo. Passo da qua, va. Un attimo pericolosa questa zona. Merda. Ok. Vabbè, questo c'ha 16 barre della vita. Ma cos'è? Vabbè, livello 29. Non so. Forse l'armatura. Non saprei. Come detto, non multiplayer. Ho visto poco e niente. Però ci proviamo, Passo sempre di qua, va. Là, non mi fido. Vabbè che non mi fido neanche qui. Munizioni pesanti in vista. Ma questi arrivano da tutte le parti qua. Che sono i millemila. Maledizione. Stanno massacrando. Dai, è così. Sì, io rimango sempre da qua, va bene. Forse è meglio cambiare giro. Un po' di munizione qua, occhio. La zona B è neutrale. Famo che passo qua, va. Ok, come vedete non... Poi il colpo è anche tra virgolette lento, cioè non sono proiettili, è una sfera di luce che quindi ci mette un po' ad arrivare, quindi bisogna calcolare un po' dove sarà il nemico. Quindi non è facile, bisogna farci un po' la mano, però non mi dispiace questo fucilazzo perché come detto è l'unico che mi permette di ammazzare qualcuno. Certo, è molto facile ritrovarsi in una condizione di lui ammazza me, non ammazzo lui. Occhio. Vabbè, ci avevo dietro, ho fatto in tempo a riprendermi. Dai, faccia rinascere velocemente. Sì, che poi avevo provato a fare questo qua del oscurità dal profondo perché pensavo mettesse in qualche nuova mappa, però questa già c'era, quindi un po' così. Abbiamo anche la supercarica, quindi magari se riusciamo a trovare un gruppe. Che cos'è? Ma questi piovono dal cielo, mi hanno massacrato. Come si fa a fare quella cosa cazzutissima? Si mangiano dall'alto e mi massacrano. Io faccio sempre questo giro perché magari c'è qualcuno che potrebbe dare una mano. Si sba. Ma guarda quello che sta, vola come un piccione. Vai tu. Che ti ho fatto l'assist. E infatti, però mi hanno ammazzato allo stesso tempo. Va bene. Ok, stiamo un attimo perdendo colpi. Prima ero partito un po' meglio, adesso subendo un pochino. Questa qua quanti colpi c'ho, questa pesante? La proviamo, che dite? Provo da quest'altro lato però perché cazzuta ci piace. Aia. Vabbè. Ok, dai, riproviamo quest'arma pesante. Come detto, io con le armi sto andando molto random perché non le conosco, non... Aia. Cazzo, però pure loro stanno cazzuti, eh. Vabbè, almeno un assist, qualcosa c'è stata, attenzione. Ci riproviamo, piano piano. Cerchiamo di
Ammazzare qualcuno, quanti colpi ho, vabbè. Devastateli! Non mostrate alcuna pietà! Ma perché la zona B è neutrale. Ecco le munizioni pesanti. Dai, aia. Vabbè. Zona B sicura. Dobbiamo ancora fare un po' di livelli per avere un armamento deciso. Soprattutto per il multiplayer, perché lì al crogiolo vendono le armature per il livello 20 e passa. Però io non ho... non ho raggiunto nessun livello del crogiolo, perché come ho detto nel multiplayer. Aia. Cazzo, là ci stava la supercarica però, Ma è un inizio. Va bene. Ottimo lavoro. Ma la partita è finita, qualcosa già sbloccato, perfetto. Allora ragazzi, io direi che adesso possiamo andare a vedere quelle missioni che vi dicevo, che ci dà il personaggio, mi sembra Harris, che si trova nella classica torre. E adesso ci spostiamo direttamente lì. Va bene, va bene. Vabbè, dai, è andata non benissimo, però almeno qualcosa c'è uscito. Abbandona il matchmaking, yes. Ci spostiamo direttamente, andiamo lì alla città e vediamo queste nuove missioni che ci sono disponibili. E poi vedremo pian piano, quando lo sbloccherò, anche il vero e proprio scontro con l'oscurità lì con Crota. Allora, andiamo a vedere cosa mi ha sbloccato qui. L'arma potenzia. Vediamo un po' cosa mi ha sbloccato questo qui, che fa. Parti arma non ne ho. Parti arma non ce n'ho. Dovrei distruggere qualche altra arma, cosa che potrei fare perché ce n'ho un bel po' che non utilizzo, però. Questo qui che potenziamento possiamo metterci? Lumen aumenta la velocità di ricarica dei fucili da ricognizione. Ci può stare, ci può stare. Allora, di queste armi io ce n'ho un bel po', però non... molte non le vado ad utilizzare. Questa è quella che, l'unica che utilizzo qua. Questi. Aspetta, proviamo questa così. Le confronto. Confronto questa più velocità. Più stabilità. E allora mettiamo questa e togliamo questa. Quanti pezzi di armi ci dà? Parti di arma, forse uno solo ce n'ha dato. Non per qualcosa, ma controlliamo. Sì, infatti, dovremmo distruggere 16 armi, adesso non ce l'abbiamo. Vabbè. Andiamo nella cittadella, allora, qui. L'ultima città della Terra, vai. E vi faccio vedere un po' anche queste nuove missioni della tipa. Io, come detto, lo sto vedendo insieme a voi, perché non da un bel po' che non ci giocavo. O meglio, l'ultimo periodo mi ci sono rimesso a giocare. Era da un bel po' che non giocavo, fino a quando non ho preso il DLC. Poi, per poter andare avanti e per poter sbloccare alcune cose del DLC, bisogna essere di livello piuttosto alto. Questa è stata un po', tra virgolette, penalizzante, nel senso che comunque minimo dovevi essere di livello 20. Io ero a livello 16, quindi mi sono dovuto fare quei livelli che mi mancavano. Adesso poi, attrezzando queste armature, che un paio le avevo trovate in giro, mi hanno aumentato fino a livello 25. Adesso andiamo un po' più avanti, soprattutto perché, nel multiplayer una cosa che fa il gioco è quella di non metterti con giocatori che hanno il tuo stesso livello. Adesso vabbè, siamo a livello 25, quindi meno peggio di prima, eccola. Se il problema persiste, contattare il medico. Allora, riproviamo. Dicevo, una cosa che il gioco non calcola è quella di metterti con giocatori che hanno il tuo stesso livello. Quindi prima era molto difficile, perché con il livello 16, 15 o anche 10, quando ho iniziato a provare magari il multiplayer, trovavo quelli di livello 20 e passa e era improponibile. Adesso è ancora improponibile, ma almeno qualcuno lo ammazzo. E questo anche perché nel crogiolo, come vi dicevo, ci sono delle armature, quelle per il livello 20, che danno molta, ma molta difesa, però ci vogliono delle medaglie prese nel crogiolo, dell'esperienza presa nel crogiolo, adesso devo vedere ancora bene, però comunque bisogna giocare in multiplayer per sbloccare quelle armature da utilizzare. Adesso, come detto, l'ho provicchiato solo il multiplayer, però se a voi magari non dispiace, magari ogni tanto ci facciamo qualche partita in multi, che potrebbe essere anche interessante. Allora, qui non c'è niente da fare, lì ci sono delle taglie, no? Allora, il nuovo personaggio lo sblocca qui dietro. È un'altra tipa, un tipo, no? Credo sia una donna. Harris Morn, sventura di Crota, salve. Ok, perfetto. Guardiano, mi serve il tuo aiuto.
Inizia l'impresa. Sconfiggi il pugno di Crota che comanda la progenie del cosmodromo. Ok, adesso ce l'ha sbloccata perché, come vedete, il requisito era il livello 20. Perfetto. Io accetto l'impresa, signorina, però. Di Sardon, il pugno di Crota. Prima che l'alveare risvegli l'anima di Crota. Ok, su questo ci possiamo anche stare. Un'altra cosa, non so se me le mette nel... Ah, me le mette qui dove ci sono anche le taglie. Quindi io adesso sto un attimo infognato. Okay. Facciamo una cosa, questa la togliamo. Posso eliminare... Com'è che si eliminava? Momento. Ah, abbandona. Quelle magari che ancora non ho iniziato. Uccidi 10 maggiori, questo cos'è? Completa 5 partite, recupero. Queste però le avevo messe adesso perché volevo iniziare un po' il multi per poter... Ma tipo, qualche altra missione del genere? Lame di Crota. Dai la caccia ai cavalieri noti come le lame di Crota sulla Terra e sulla Luna. Ci dà un po' di esperienza, ci dà anche reputazione sventura di Crota per poter acquistare, presumo, questo. Sventura di Crota, grado 1. Sì, ma sono emblemi. Senza offese, ma gli emblemi non ci faccio una sega. Non è per qualcosa. Mantello per cacciatori. Questi magari sono un po' più... Però dobbiamo vedere i gradi di sventura di Crota con un'ultra... Oltre in un'attività cala la notte. Allora facciamo una cosa. Togliamo qualcosa di queste qui. Tipo 5 partite recupero. Poi magari lo rimetteremo. Questa non l'ho più trovata, quindi togliamola. Altro crogiolo. Tieni 10 serie uccisioni con fucile a fusione nel crogiolo. Serie uccisioni non le farò mai. Ok. Quest'altra cos'era? Uccidi 10 maggiori o ultra caduti. Questa forse la possiamo fare. Adesso abbiamo 4 slot. Vediamo. Uccidi unità dell'alveare con danni di precisione mentre sei sotto l'effetto di un idolo di cera nero. Non ho la più pallida idea di cosa sia, quindi no. Facciamo questo, Crota sulla Terra e sulla Luna, poi vediamo. Abilità solare ad arco per uccidere qualunque... Usa l'abilità solare o ad arco per uccidere qualunque unità nemica. Non so quale sia. Uccidi qualunque... Va bene. Allora... O abilità ad arco. Io in realtà credo che siano queste qui, molto probabilmente. Va bene, poi lo vedremo. Ok, adesso quindi in teoria ci ha sbloccato nuove missioni. Molto probabilmente anche quella di Crota. Solo che se è quella di Crota dovrebbe essere bella massiccia. Quindi eventualmente ce la facciamo nel prossimo episodio. Adesso era giusto per riprendere e farvi... vedere un po' una partitina in multiplayer, dirvi che ci sono queste novità per quanto riguarda il DLC. E vediamo dove potrebbe averci sbloccato. No, questa già c'era. Su Marte? Non ho la più pallida idea. Il giardino nero, anche questa credo fosse già piazza. Atollo cosa c'è qui? No, Atollo non c'è niente al momento, va bene. Ultima torre, sulla Terra ci ha messo qualcosina. L'oscurità dal profondo, pugno di Crota. Ok, questa qui. Allora ragazzi, ce la faremo nel prossimo episodio. Andremo a fare il pugno di Crota. Mi raccomando, come sempre, voi fatemi sapere la vostra se volete vedere questi video di Destiny. Magari, come detto, il multiplayer. Vediamo un po', adesso che siamo a livello un po' più alto, riusciamo a fare un po' più missioni. Poi andremo a vedere anche qualcosa su Venere e su Marte, che sono pianeti che non abbiamo visto, se non sbaglio, nella classica storia. Va bene, ci vediamo allora con il prossimo episodio di Destiny. Come sempre, commentate, fatemi sapere la vostra. Seguitemi anche sul primo canale. Ci vediamo con il prossimo episodio. Un saluto a tutti da Quel Taleale.